ultimamente siamo un po' andati avanti nel discorso, mi sembra utile fare un passo indietro e parlare del fondatore del taoismo e della sua opera, ovviamente. Quindi in questo video andremo a parlare di Lao Tzu e del Tao Te Ching, tanto per chiarire le cose già dall'inizio. Il nome Lao Tzu di per sé è un onorifico, non è il nome originale della persona. Lao Tzu significa il vecchio maestro, il venerabile maestro. Alcune fonti riportano il nome proprio di Li Er come il nome originale del venerabile maestro, ma Lao Tzu stesso è materia di leggenda in realtà. Non si è certi che sia esistito realmente, anzi si pensa che in realtà il Tao Te Ching sia un'opera composta recuperando vari brani della tradizione popolare e ricuciti insieme in un testo che tratta del Tao e del Te. Una biografia di Lao Tzu è contenuta nell'opera dello storico Sima Qian, secondo cui Lao Tzu era un contemporaneo un po' più anziano di Confucio. Lo Zhuangzi stesso, nel brano in cui riporta l'incontro tra i due maestri, vede il maestro più giovane, ossia Confucio, consigliarsi su delle questioni che non appartengono a questo mondo e ritornare dai suoi discepoli e dire che Lao Tzu è l'inarrivabile maestro delle cose non umane. Secondo Sima Qian, sempre, Lao Tzu era archivista della dinastia Zhou. Pare che in questo archivio abbia avuto accesso ai lavori dell'imperatore Giallo. L'imperatore Giallo è il primo imperatore della Cina secondo il mito, non l'imperatore Qin, che è quello che ha riportato la storia, ma un imperatore più remoto che sembra abbia dettato molte delle dottrine che poi vengono richiamate nel periodo dei regni combattenti. Ci sono altre leggende sulla nascita di Lao Tzu, soprattutto, che lo vedono come figlio di una donna che lo gestò per 63 anni. Ovviamente, come tutti i personaggi che hanno contribuito significativamente alla spiritualità di un popolo, anche Lao Tzu non manca di essere oggetto di leggende che hanno qualcosa di straordinario e non credibile, ovviamente, se prese fuori dal loro contesto originale. Pare che a un certo punto Lao Tzu si stancò della corruzione dello Stato in cui era archivista e prese il suo bufalo, a cavallo del suo bufalo, si recò verso occidente. Ai cancelli del regno incontrò Yingzi, il custode del cancello, che gli chiese di lasciare qualcosa come testimonianza dei suoi insegnamenti. Questa testimonianza non è altro che il Tao Te Ching. Ecco le parole di Sima Qian stesso. Lao Tzu continuò a risiedere nella capitale di Zhou, ma dopo un lungo periodo di tempo, vedendo la decadenza della dinastia, la lasciò e se ne andò attraverso i cancelli che conducono fuori dal regno del nord-ovest. Yingzi, il guardiano del cancello, gli disse: «Stai per scomparire alla vista, permettimi di insistere che tu prima componga un libro per me». Perciò Lao Tzu scrisse un libro in due parti, esponendo le sue opinioni sul Tao e sui suoi attributi, in più di 5.000 caratteri. Poi se ne andò, e non è noto dove morì. Egli era un uomo superiore, al quale piaceva mantenersi ignoto. Esce dalla storia, se così possiamo dire, in realtà è una leggenda, per entrare completamente nel mito, lasciando dietro di sé il Tao Te Ching. In realtà il Tao Te Ching stesso, come genesi, è una contraddizione in termini dell'insegnamento taoista. Ma questo poi lo andremo a vedere in seguito. Ma passiamo a parlare ora del Tao Te Ching. Il titolo è composto di tre parole: Tao, di cui andremo a vedere il significato profondo nel prossimo video, il Te, che è tradotto come virtù, ma è praticamente l'attributo del Tao, come diceva il brano di Sima Qian, e Ching. Ching in cinese vuol dire libro classico. Quindi sostanzialmente il Tao Te Ching, conosciuto anche con il nome del suo autore, come è abitudine degli scritti cinesi, cioè Lao Tzu, vuol dire semplicemente il classico della via e della virtù. Il Tao Te Ching è composto da poco più di 5.000 caratteri, come ricordava Sima Qian, ed è quindi il testo sacro più breve della cultura umana. Il Tao Te Ching è tradizionalmente suddiviso in 81 capitoli, i primi 37 riguardanti il Tao e gli altri riguardanti il Te. Ma questa suddivisione e questa successione si pensa siano state invertite nei secoli. In realtà il testo originale probabilmente presentava i primi capitoli riguardanti il Te e in chiusura i capitoli riguardanti il Tao. Come molti altri testi cinesi antichi, il Tao Te Ching è composto in uno stile ritmico, rimato, con ripetizioni, paradossi
e con citazioni prese da testi precedenti. Lo stile retorico combina due strategie: brevi dichiarazioni unite a intenzionali contraddizioni. La prima strategia serve a creare delle frasi memorabili, mentre la seconda serve a forzarci a riconciliare da soli le supposte contraddizioni. Perché il Tao Te Ching è composto in questo modo? Beh, sostanzialmente si potrebbe leggere in chiave di analogia, ossia possiamo leggerlo sia in senso letterale, in cui vediamo consigli non soltanto sulla natura dell'universo, ma anche sulla natura del governo delle cose umane, sempre ovviamente in prospettiva taoista, oppure possiamo vedere alcune metafore, il governante è la conoscenza e il popolo è il corpo, ma queste analogie in realtà nascondono un significato più profondo che va saputo leggere. Quindi con questo video spero di aver riempito la lacuna che avevo colpevolmente creato e nel prossimo episodio andremo a vedere il significato profondo di Tao e Te, ossia della via e dei suoi attributi.